Sei disonesto fino a prova contraria. 16 indagati e 9 arresti per la vicenda Stadio Roma. I partiti politici coinvolti sono sempre gli stessi, ma dolcis in fundo c'è una novità. Il Movimento 5 Stelle ha il suo primo arrestato. Lo dicevano gli antichi e lo ripeto, è Roma che cambia te, non il contrario. Si possono cambiare pedoni, cavalli, re, regine, ma la piattaforma è sempre la stessa, la scacchiera è sempre la stessa. Quando ci sono i soldi di mezzo, si fa scacco. E la mia riflessione è che in questo periodo vedo un sacco di gente indagata, imputata e arrestata e non vedo mai un banchiere o un bancario. E la questione dovrebbe fare riflettere, però noi a volte ci dimentichiamo alla svelta di quello che accade. Una qualsiasi società, un qualsiasi politico non può fare i danni economici che può fare una banca o un gruppo di banche. Nei CDA si commettono reati più gravi, ma non subito visibili. Poi dicono che straparlo se sostengo che i reati dei colletti bianchi sono più pericolosi di quelli da strada. E ho fatto il confronto fra il comportamento di quella che è la criminalità predatoria da strada, che una volta veniva chiamata microcriminalità, rispetto alla criminalità dei colletti bianchi, per dire come i colletti bianchi facciano un numero di vittime incomparabilmente più elevato e a ciascuna di queste vittime facciano danni molto più elevati. Io ero partito dal processo per l'aggiotaggio Parmalat, dove erano costituite 45.000 parti civili, cioè 45.000 vittime che volevano essere risarcite. E avevo detto che avevo telefonato alla collega che presiedeva quel processo per chiederle come fai a fare l'appello al mattino. Una cosa per 45, cui ci sono 45.000 persone, bisogna chiamarle tutte le mattine. Certo. E prima che tu abbia finito l'appello, è finita l'udienza. Prima che tu abbia finito l'appello, è finita l'udienza. E ci sono dei motivi strutturali perché il popolo non si è rivolta contro le banche e contro qual è il vero veleno della società e delle società, ma da moltissimo tempo. Ed è una questione di percezione, è una questione di pubblicità. È una questione di notizie. Purtroppo il cittadino non ha la percezione di quanto le banche possono creare dei danni, perché giornali, televisioni, radio, poco non ne parlano, ne parlano un giorno o due quando ci sono questioni eclatanti e dopodiché ne dimentichiamo tutti quanti. Questo accade solitamente perché le banche, le società finanziarie, spesso sono sponsor delle radio, delle televisioni e dei giornali, e di conseguenza, essendo questi delle società commerciali, non possono parlare male del proprio cliente. Quello che faccio io ogni santo giorno è cercare di mettere delle pillole di dubbio al fine di svegliare un po' il cervello e l'anima e farsi venire qualche dubbio. Poi il dubbio, se cresce, cerca l'informazione e se l'informazione arriva, c'è l'azione. Lo dico da sempre, i grandi fallimenti aziendali o i grandi problemi dell'Italia o comunque anche delle nazioni derivano sempre dalle banche. Parliamo di signoraggio primario, secondario, terziario, i miliardi di euro date alle banche, il fatto che la banca chiuda degli affidamenti o comunque non ti dia dei prestiti o non eroghi mutui. Quindi tutto questo sistema che spesso noi non ci pensiamo è fondamentale per una nazione ed è questo il punto e noi non ne parliamo, non ne parla la politica e non ne parla praticamente nessuno, perché probabilmente non interessa a nessuno questo argomento, perché i soldi e il potere si devono lasciare stare.